di Milano e se avesse una visa garanzia e adesso è nel Consiglio di Amministrazione della Pedemontana, cioè tra tutti i professori sotto processo nel sistema penale, cioè voglio dire, cioè, tra tutti questi non se ne poteva prendere un altro, cioè quello che dico, lui passa il testimone e dice, no, sono sempre gli stessi, iniziamo a cambiare, nei prossimi 6 mesi abbiamo le elezioni, forse a livello nazionale, a livello regionale, tempestiamo. Una cosa che però verrà fatta a Monza, che è in corso d'opera, e che c'è da vincere la battaglia, sarà ridicolo per accedere agli atti sul bilancio di Brianza Arco. Alcuni consiglieri comunali l'hanno fatto e bisogna proseguire. A metà novembre ci è stato detto che verremo ascoltati come osservatorio antimafia nella commissione che è stata istituita per le questioni della legalità, e noi lì apriremo la questione del conflitto di interessi di alcuni assessori della giunta Scanagatti. Quello che possiamo fare è questo, e questo noi lo dobbiamo fare, e parlare, informare, diffondere nel web tra la gente queste informazioni è già tanto, e dobbiamo continuare su questa strada. Rosario, ti abbiamo dato parecchia roba. Cioè, io vi ringrazio perché questa giornata passata così con voi ha dato certamente molte informazioni anche a me. Non è possibile, credo, di comprare delle conclusioni. Io quello che vi porto appunto a chi lo è ciò che mi ho, le riflessioni che mi avete stimolato praticamente passando questa giornata insieme, quale può essere il contributo a partire dall'esperienza che ho maturato in questo campo. Io mi sono interessato dell'acqua a partire da una decina d'anni a questa parte, un po' come è successo a Biagio, da molti di voi mi pare, ci siamo innamorati di questo bene e abbiamo cercato di conoscere e di capire un po' un attimo meglio, e questo credo lo scopo che avete fatto anche voi con questa giornata, anziché andare fuori appunto a prendervi la giornata di sole, l'abbiamo passata qui tutti insieme a riflettere su questo bene. Vorrei ricordare appunto, vorrei ripartire proprio dal concetto del vostro comitato, l'acqua è un bene comune. Se l'acqua appunto, perché l'acqua è un bene comune? Personalmente credo che non soltanto perché abbiamo bisogno tutti noi di bere almeno 2 litri d'acqua al giorno, e perché il nostro corpo è fatto d'acqua, ma perché l'acqua, come ha detto qualche collega che ha anticipato un suo intervento stamattina, è la risorsa economica in questo momento per eccellenza sulla quale si è appunto interessata, si sta indirizzando l'interesse dell'economia non soltanto, ma della finanza, e soprattutto della finanza speculativa. Senza acqua non c'è vita. Affermare il principio che l'acqua è una merce vuol dire mercificare la vita, vuol dire aver dato valore economico all'acqua che abbiamo all'interno del nostro corpo. È come se domani, anziché prelevare una siringa di sangue, vi prelevate una siringa d'acqua all'interno del vostro corpo. È la stessa cosa. Come l'acqua che preleviamo dal pianeta Terra, che, come tutti sappiamo, è composto prevalentemente d'acqua. Allora, il concetto di dire che l'acqua è un bene comune vuol dire che l'acqua appartiene a tutti noi. E vuol dire che praticamente quindi l'acqua è il bene per eccellenza di una comunità, il bene cioè di cui quella comunità che sta su quel territorio deve appunto fino assumersi la responsabilità, ma non soltanto della gestione, società pubblica o privata, di investimenti o appunto la riduzione dei costi o l'economia di scala, il governo complessivo di questa risorsa. E non basta il governo complessivo della risorsa perché quando apro il rubinetto di casa mi arriva acqua buona, di buona qualità, ma devo sapere anche la responsabilità collettiva di quanta acqua lascerò alle future generazioni. Perché quell'acqua non mi appartiene, non ho la proprietà di quell'acqua. Se un bene è un bene pubblico, non c'è proprietà individuale, non c'è appropriazione appunto attimo personale a fini individuali collettivi. Basta che io ho acqua di buona qualità e sono a posto, basta che i Brianzoli hanno l'acqua e un bel modello di gestione pubblica e partecipata ha risolto i loro problemi. Non è così, perché l'acqua che bevono appunto che bevete qui a Monza con quella che beviamo a Milano è il frutto di tutta l'acqua appunto che cade in Lombardia, perché noi siamo al centro di questa pianura padana e abbiamo acqua appunto che possiamo accedere a costi economici come a Milano, perché praticamente siamo al centro della pianura, tutto per caduta arriva là, chiaro che a 50 metri o 100 metri c'ho il pozzo e prelevo acqua, e non c'ho costi di energia elettrica, o ce l'ho bassi. Allora, credo che appunto come qualcuno accennava stamattina, la prima ridefinizione anche con l'invito al vostro, diciamo così, anche comitato, è ritornare a chiariamoci bene, un comitato per i beni comuni, quali sono le caratteristiche di questo bene comune. Quindi non posso pensare solo al modello gestionale ottimale per Monza, non posso pensare a tirare sul modello della provincia Monza-Brianza a cui appartengo,
devo capire nel contesto appunto un attimo della Lombardia perlomeno, quanti bacini idrici ci sono, dove sono appunto le fonti d'acqua, quant'acqua ancora a disposizione oggi, quanto ne avrà per le future generazioni. Il che vuol dire, come abbiamo fatto oggi, prima informarsi, conoscersi, appunto, conoscere appunto anche i problemi, però dico su questi problemi, elaborare come stiamo, avete tentato anche di fare, come si sta tentando di fare con questa giornata praticamente, un progetto che però è un progetto di governo della risorsa, di come si, io cerco appunto di indirizzare le policy, le politiche di questa risorsa. E qui vorrei appunto un altro diciamo appunto elemento, perché era importante anche il concetto che un bene comune si lega al modello praticamente di governo, quindi all'economia, cioè che modello economico ci voglio mettere per gestire questo bene, e praticamente poi anche il ruolo, allora poi la politica che faccio, una politica pubblica, che politica fanno i partiti. Perché che cos'è l'economia? L'economia sono le regole della casa, e se il bene comune che ho è l'acqua, devo prima stabilire le regole con cui voglio gestire, non solo per me, ma per la collettività, l'accesso a questo bene, come lo difendo appunto e lo rendo accessibile anche agli altri. E quindi sono le modalità, i principi, i valori intorno ai quali appunto gestisco questo bene. Poi ci faccio le politiche di governo, e poi chiedo ai partiti di applicarle, perché i partiti sono lo strumento per applicare le regole della casa, l'economia, e le regole dello stare insieme, cioè della res pubblica, di ciò che ci appartiene e che ci rende uniti su un territorio. Questi sono concetti basilari intorno appunto ad una definizione di un bene comune, che sia l'acqua, che sia la conoscenza, che sia appunto definito il lavoro ed altre cose. E quindi assume allora l'importanza che è stata detta del territorio, cioè la riconquista e il governo di questi beni, o si fa partire dal territorio, non può essere una politica che ti cala automaticamente dalla Commissione Europea con una direttiva quadro o con appunto una norma. E allora bisogna entrare un attimo nel merito appunto un po' anche dei problemi, e quindi anche quello che abbiamo cercato diciamo così appunto ecco di fare oggi. Qual è l'esperienza? Qui è stato anche diversi domande, appunto attimo, ecco, è un problema tecnico, un problema politico, si dialoga con le istituzioni, non si dialoga con le istituzioni. Ma diciamo che appunto almeno l'esperienza io quando con. Io sono di formazione economica, vengo appunto attimo così dall'università che magari in questo momento non è molto diciamo così ben sentita rispetto ai tecnici, io sono anche un bocconiano, certo. Vengo da un'economia appunto circa 2-3 anni di differenza appunto da Monti e da altri che praticamente quando eravamo studenti con insieme abbiamo uscito molto, tanta gente diversa, perché io prima parlavate brevemente anche di alcuni economisti, Massaruto è uno di quelli che era da Bocconi, lui si è specializzato, prima inizialmente ha lavorato con noi nei comitati dell'acqua, oggi potete incontrare il concetto di diritto, crede che il sistema del controllo, praticamente attraverso authority, sia un modello appunto di governare questa risorsa. Cioè all'interno anche di queste università ci sono state praticamente culture, opzioni praticamente diverse, chi si è impegnato su un fronte, chi si è impegnato su altri fronti. Però credo che c'è bisogno anche delle competenze appunto del mondo della ricerca, del mondo dell'università per cercare di affrontare problemi così complessi come sono quelli appunto dell'acqua. La mia esperienza intorno all'acqua è partita appunto assieme appunto a Petrella e una serie di altre persone che hanno una formazione economica un po' come la mia, a dire appunto cerchiamo di creare dei principi intorno all'acqua. Penso che molti di voi sanno che abbiamo redatto il primo manifesto per il contratto mondiale dell'acqua, che affermava che l'acqua è un diritto, che l'acqua è un bene comune, che la gestione di questo bene appartiene ai cittadini e ai territori, perché è una questione di democrazia. Qualche successo su questi principi li abbiamo ottenuto. Sapete che l'Assemblea delle Nazioni Unite nel luglio dello scorso anno ha riconosciuto che l'acqua è un diritto umano. Non era riconosciuta l'acqua un diritto umano. Se andate a leggere la carta costituzionale italiana ed europea, non c'è scritto che l'acqua è un diritto umano. Poi andate in ospedale e avete diritto alla sanità e non pagate tutti i costi per uscire guarito dall'ospedale. Ma se voi non pagate la bolletta dell'acqua, da quel rubinetto non esce neanche appunto un bicchiere d'acqua. E se non pagate appunto la tariffa dell'acqua, l'abitabilità di casa vostra la perdete. Eppure essendo casa di proprietà vostra, ve la possono anche chiudere, perché se non funzionano i servizi igienici non c'è l'abitabilità. Quindi pensate, l'evoluzione appunto anche del pensiero, della politica, dei grandi impatti costituzionalisti hanno pensato a sancire che l'acqua è un diritto fondamentale, che il lavoro è un diritto su cui si costruiscono le carte costituzionali. Nessuno ha pensato di fare una carta di diritti fondamentali, di diritti appunto diciamo così, della dichiarazione di base, che l'acqua fosse un diritto, perché nessuno aveva mai pensato che su un bene così fondamentale, il primo bene comune per eccellenza come l'acqua, qualcuno potesse metterci le mani. E in assenza di leggi, i privati hanno deciso di metterci le mani. Sapete chi fa le politiche oggi dell'acqua? Mica le fa l'Assemblea delle Nazioni Unite, mica le fa il Parlamento Europeo. Le fa un'assise di imprese private, le principali sorelle dell'acqua, che si riuniscono ogni 3 anni col Forum Mondiale dell'Acqua e dicono agli stati quali sono le modalità con cui si deve gestire l'acqua nel mondo. L'assenza di un governo, di un'autorità mondiale ha portato i privati, come da noi nella gestione, a inventare le soluzioni e qui appunto è la pianza acqua che dice ai comuni come devono gestire l'acqua. Cioè sono i tecnocrati che decidono come va fatta una gestione di carattere politico. Ma questo, come ha detto qualcuno di voi, è responsabilità anche nostra, perché non abbiamo esercitato i controlli su come funzionavano questi soggetti.
noi nell'assemblea dell'Alto di Milano siamo devano. E spesso dicevamo noi ai comuni che cosa dovevano un attimo fare, come state facendo probabilmente appunto anche voi, quando vedevi la carenza appunto della politica rispetto a mancanza di indirizzi. Mi è capitato in alcune assemblee dell'Alto che vedevo l'autista che votava per contro il parlamento del comune delegato. Cioè capita chi delegavano praticamente all'alzata di mano in funzione di come andava la maggioranza appunto a tenere esprimendo nella sala. Quindi, ma perché? Perché l'acqua è sempre stato qualcosa che sul territorio non si pensava appunto che non fosse un bene così importante o diventasse appunto un bene così di, diciamo, di rilevanza appunto economica. Allora, l'approccio è stato quello pronunciato con il momento di cercare di condizionare la politica e anche diciamo, il discorso del referendum che abbiamo accennato, su cui anche voi siete stati protagonisti, è stato appunto uno dei modelli appunto di iniziativa di cittadinanza che, a cui abbiamo dovuto fare ricorso, consapevoli che praticamente era un qualcosa per mettere dei bastoni a un processo, che era quello che entro il 31 dicembre, come vi ho ricordato stamattina, bisognava andare a gara. Ma anche qui dobbiamo essere realisti, non è che praticamente vincendo il referendum noi abbiamo definito la nuova politica dell'acqua in Italia. Non è che affermando come abbiamo affermato con la cultura che l'acqua non è una merce, che sull'acqua si fa profitto, la politica è stata così intelligente e capace appunto di mettere insieme un sistema legislativo che fosse la concretizzazione di questi principi. Al contrario, capite appunto che cosa volevamo e dove volevamo andare verso quei modelli di ripubblicizzazione, hanno fatto altro che impantanare praticamente la situazione. Quando ho fatto qualche piccolo riferimento, che cosa hanno messo in evidenza praticamente e che cosa, come hanno agito, diciamo così, appunto anche i politici? E qui c'è una convivenza probabilmente sia della politica della destra che della politica della sinistra, perché qualcuno ha fatto anche riferimenti, anche i modelli più avanzati della sinistra non ci hanno dato una mano per cercare di costruire un modello funzionale di gestione pubblica dell'acqua che rispettasse questi due principi, perché neanche nell'acquedotto pugliese abbiamo trasformato l'acquedotto pugliese da SPA in ente di diritto pubblico. E ancora nell'acquedotto pugliese c'è la remunerazione del capitale, perché non è stata tolta neanche nella sua tesi. La politica ha messo in atto due strategie che hanno colpito due successi che abbiamo riusciti appunto un attimo a mettere a fuoco con il referendum. Uno, eliminare la gara, come vi ho detto. Due, in assenza appunto di un quadro legislativo in Italia, perché questo è l'altro paradosso, noi in questo momento in Italia non abbiamo un quadro legislativo che regolamenti il settore idrico, perché la legge Galli è stata subita dal decreto ambientale, il decreto ambientale è stato annullato, non c'è un nuovo contesto. Vigono in Italia i principi di giurisprudenza comunitaria. Rispetto ai modelli di gestione si può fare la gara, si può scegliere il privato, si può fare la gestione cosiddetta in housing. Cioè un comune può gestire direttamente appunto un attimo dei servizi pubblici locali. La Commissione Europea, come qualcuno ha ricordato, tollera anche che ci sia una possibilità di autoproduzione del servizio, come ad esempio delle comunità montane, se le quali puntano alla captazione, l'adduzione e anche la depurazione si gestiscono appunto a livello comunale praticamente il servizio. Questi sono i modelli appunto diciamo così, che sono diventati modelli diciamo, di riferimento e che hanno riportato la scelta politica della gestione di questo bene ai comuni, all'autorità locale. Come vi ho ricordato, che cosa hanno fatto come primo provvedimento? Hanno cercato di ridurre e smantellare l'autonomia, il potere decisionale dei comuni. Come l'hanno fatto? Dove si ritrovavano i comuni per scegliere il modello di gestione appunto del servizio idrico in Brianza? Nell'assemblea dell'ambito territoriale di Monza e Brianza, che aveva come modello di riferimento la provincia, perché il nostro governatore è stato uno dei primi, come è stato ricordato nella diapositiva, a scegliere come modello organizzativo dell'acqua, dei rifiuti, la dimensione amministrativa, provinciale, perché c'erano le poltrone da spartire con le aziende partecipate. Non ha scelto il bacino idrico. Per caso il paradosso dei paradossi, la città di Milano ha l'ambito territoriale città di Milano, che corrisponde con 10 km del diametro di Milano. Non è che Milano c'è risorgive, cioè l'acqua è appunto anche ricaduta degli altri posti. Però siccome Milano era di destra, la provincia spesso era di sinistra, bisognava appunto un attimo fare un ambito che consentisse il controllo diretto da parte della città di Milano. E quindi abbiamo questa assurdità dell'ambito territoriale unico in Italia che corrisponde ad una città. E voi avete creato la provincia di Monza e Brianza, qualcuno ha voluto la provincia di Lodi, si sono creati gli ambiti territoriali in funzione provinciali per poter avere questa moltiplicazione di soggetti che è controllati dai comuni, partecipati da altri consigli di amministrazione, in cui potesse avvenire questa spartizione. Che cosa hanno fatto? Hanno annullato le autorità di ambito territoriale. Con un decreto, dovendo scegliere tra provincia e punto quali enti e punto sopprimere, hanno eliminato l'assemblea dei cittadini, questa possibilità. Che cosa ha fatto il nostro appunto latino governatore, come vi ricordavo prima? Ha ricondotto questa competenza alla provincia e ha detto appunto i comuni concorrono soltanto con un parere, che in alcuni casi può essere consultivo e anche vincolante.
come avete ricordato voi, una delle azioni che avete fatto, e per i conduttori, appunto, nell'ambito del processo che Monza e Brianza aveva cercato di fare, appunto, a questo parere vincolante, che però ho guardato l'ultima delibera praticamente pubblicata sul sito dell'ATO, dice che il parere è stato acquisito, perché almeno forse i sindaci lì, però questo dovete vedere, dico voi, se effettivamente è vero oppure no. C'è la votazione poi di tutti i comuni, come sono espressi, si dice che c'è stato questo parere, appunto, un attimo dico acquisito, poi se è stato acquisito attraverso